Allora, possiamo iniziare. Vedete tutti la presentazione. Allora, per chi fosse la prima volta che si iscrive a un nostro webinar, io sono Laura Quassolo, consulente del lavoro di Studio Marino. Abbiamo organizzato, di solito organizziamo dei webinar di aggiornamento per imprenditori, responsabili o addetti risorse umane. Abbiamo pensato di organizzare una serie di webinar mensili per abbastanza brevi, in modo da permettere a tutti di seguirli, quindi sarà più o meno di una durata di 20 minuti per lasciare un pochino di spazio alle domande, per affrontare diciamo, le novità del mese in modo da insomma, rimanere sempre aggiornati su quelle che sono appunto le cose a cui fare attenzione l'autogestione risorse umane. Allora, quali sono, diciamo, le novità di cui parleremo oggi? Sono innanzitutto il buono carburante 2022, il bonus da 200 euro che verrà inserito entro la busta paga di luglio, la comunicazione obbligatoria per i lavoratori autonomi occasionali che è in vigore dal 1° maggio, la comunicazione per lavoro intermediato da piattaforma digitale, il cui obbligo è stato insomma, del decreto è stato convertito in legge giusto ieri. Le proroghe legate allo smart working ed una novità relativamente alla dimissione dei genitori lavoratori con figli minori di 3 anni. Allora, innanzitutto cosa è previsto relativamente ai buoni carburante? Allora, il decreto aiuti, quindi il 21-2022, prevede la possibilità per i datori di lavoro di erogare dei buoni carburante per un importo massimo di 200 euro nell'anno fiscale 2022. Quindi importo massimo vuol dire che io posso dare eventualmente anche meno o comunque stare nel massimo di 200 euro. Questi 200 euro si aggiungono ai 258 euro già previsti dal TUIR, che se vi ricordate lo scorso anno erano stati elevati a 516. Quest'anno sono stati portati nuovamente a 258, però è stato messo questo buono carburante da 200 euro. L'importo sarà deducibile dal reddito d'impresa. A chi può essere erogato questo buono carburante? Può essere erogato a tutti sostanzialmente i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto, quindi parliamo di ad esempio di apprendisti, lavoratori a tempo determinato, lavoratori ovviamente a tempo indeterminato, intermittenti, lavoratori part-time e due cose, non sono previsti dei limiti di reddito, dei tetti massimi, quindi per come è scritta la norma, appunto, può essere dato anche ai dirigenti tranquillamente e non influenza il fatto che il lavoratore abbia lavorato o sia anche completamente in smart working, si possono comunque dare. E appunto l'unica cosa è che i lavoratori devono avere un reddito da lavoro, un contratto di lavoro subordinato. Quindi chi è che rimane escluso? Rimangono esclusi gli amministratori, i co.co., i tirocinanti e i lavoratori autonomi occasionali. L'erogazione è volontaria, quindi cosa vuol dire? Che io posso come datore di lavoro decidere se darlo ad alcuni lavoratori e ad alcuni no, posso decidere liberamente, esattamente come i 258 euro, di darlo solo ad alcuni. Però ci sono delle regole. Allora, la prima regola è che deve essere dato una tantum entro l'anno fiscale 2022. Ricordiamo che i lavoratori subordinati per il reddito da lavoro dipendente si applica il principio di cassa allargata e quindi deve essere erogato entro il 12-1-2023. Una tantum, quindi, cosa vuol dire? Che da come è scritta la norma oggi, noi comunque consigliamo ai datori di lavoro che assumono lavoratori in corso d'anno di, se vogliono dare questo buono carburante, di far fare una dichiarazione al lavoratore di non aver già percepito appunto dal vecchio datore di lavoro questo buono carburante, perché se no comporterebbe appunto l'imposizione fiscale contributiva dell'importo erogato, cioè ci dobbiamo pagare le tasse e i contributi sopra se il lavoratore era già preso dal vecchio datore di lavoro.
E quindi quest'anno sostanzialmente abbiamo due strumenti. Abbiamo i famosi 258 euro che sono lì stabili ormai da anni, che possono essere erogati in buoni carburante, buoni spesa, ricariche telefoniche, insomma qualsiasi cosa. E poi i buoni carburante da 200 euro. Ora, la normativa non è completamente chiara in questo senso, quindi adesso andiamo a affrontare le varie situazioni, vediamo dove sicuramente l'importo esente e dove c'è il dubbio sostanzialmente, in modo che voi possiate regolarvi di conseguenza. Quindi facciamo un passo indietro. I 258 euro di buoni spesa, che possono essere erogati anche come buoni carburante, appunto, diventano imponibili se si superano appunto i 258 euro. Cosa vuol dire? Che se io do 258 euro al lavoratore è esente, se non ha altri fringe benefit. Se invece oltre i 258 euro gli do altre cose, che quindi sono liberalità di fatto, no? Tutto l'importo diventa esente. Quindi se io ad esempio do 300 euro di buoni spesa, anche se ho superato solo di neanche di circa 40 euro, mi diventa tutto imponibile, quindi su tutta la cifra dovrò pagare contributi e imposte. Questa è la regola, diciamo, che da anni vale per i 258 euro. Per quanto riguarda invece i buoni carburante, da come è scritta la norma, sembra che indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia fringe benefit o meno, sembra che siano esenti. Però io dico sembra e parliamo molto al condizionale, perché comunque la norma appunto non è scritta in modo chiaro e cristallino, e quindi le maggiori testate a livello di diritto del lavoro e diritto fiscale comunque hanno messo un pochino le mani avanti dicendo potrebbero uscire dei chiarimenti che appunto che definiscono che in caso di superamento appunto dei 200 dell'importo massimo definito, potrebbe essere che vada a imponibile fiscale contributivo anche quei 200 euro, cioè che segua la regola sostanzialmente dei 258. Quindi ad oggi, per come è scritta la norma, per come è stata interpretata dai maggiori esperti, insomma, del settore, cioè, questi sono gli scenari che si possono verificare. Allora, nei primi due diciamo che siamo tranquilli che c'è l'esenzione sicuramente. Quindi, caso 1, io datore di lavoro do 458 euro tutti di buoni carburante e basta. Quindi perché 258 li do come buoni carburante, poi do gli altri 200 come buoni carburante, quindi do 458 euro di buoni carburante e mi rimane tutto esente. Nel secondo caso do 258 euro di buoni spesa e 200 euro di buoni carburante, senza altri fringe nei primi due casi. Anche in questo caso sono sicura e tranquilla che è tutto completamente esente. Caso, diciamo, un pochino incerto. Caso in cui io do 258 euro di buoni spesa e 200 euro di buoni carburante a un lavoratore che ha già un fringe, ad esempio la macchina aziendale. In questo caso, per come è scritta la norma, sembrerebbe che i 258 vanno imponibile, mentre i 200 dovrebbero essere esenti. Quindi, per ora, appunto, questa è l'interpretazione, però stiamo attenti che potrebbero uscire dei chiarimenti, invece dicendoci che anche i 200 dovrebbero essere imponibili. E quindi questo vuol dire che a conguaglio io dovrei recuperare 200 euro, far pagare le tasse e i contributi al lavoratore su 200 euro. Il nostro consiglio, quindi, qual è come esperti, diciamo, del campo, è tranquillamente non farsi problemi a dare i buoni carburante a coloro, e eventualmente i 258 euro, a coloro che non hanno fringe benefit, mentre a coloro che hanno fringe benefit, abbiamo due soluzioni: o aspettare a darli magari prima del conguaglio, quindi vuol dire prima di dicembre, della mensilità di dicembre, oppure sperando che escano dei chiarimenti in merito, oppure darglieli anche adesso con la consapevolezza che potrebbe essere che questi 200 euro debbano essere recuperati imponibile, quindi che dovremmo far pagare le imposte e dovremmo pagare i contributi sia come azienda che come dipendente. Parliamo invece del bonus da 200 euro. Il bonus da 200 euro, come avrete probabilmente sentito, letto, insomma, è quel bonus che verrà erogato una tantum entro la busta paga di luglio.
meglio. Adesso mi permetto, da esperta del, insomma, da specialista del settore, di fare già un piccolo, una piccola puntualizzazione, nel senso che nella normativa si parla di erogato a luglio. Erogato a luglio per me vuol dire che deve andare con la busta di giugno. Però io dubito che escano tutti i chiarimenti prima della busta di giugno, quindi secondo me verrà dato comunque nella busta di luglio. In ogni caso, parla di erogato nel mese di luglio, di sicuro dovrà essere dato massimo nella busta di luglio. L'importo sarà fiscalmente esente e i destinatari chi sono? I destinatari sono i lavoratori subordinati, anche domestici, poi lavoratori autonomi, pensionati, percettori del reddito di cittadinanza, disoccupati, cassa integrati a zero ore. Ora, anche in questo caso la normativa è scritta, diciamo, in modo, a mio avviso, può creare molte, diciamo, distorsioni per quello che voleva essere inizialmente. Cioè, inizialmente si volevano dare 200 euro alle famiglie, sostanzialmente alle persone che avevano più bisogno per far fronte al caro energia. Ora, per come è stata scritta la norma, dato che i requisiti, le modalità di erogazione cambiano in base anche alle categorie di appartenenza, si fanno veramente pesi e misure molto diversi, per cui secondo me, proprio nel mio parere professionale, possono essere create delle grandissime distorsioni. Andiamo nel dettaglio, così insomma vi fate anche voi una vostra idea. Allora, per i lavoratori subordinati, i lavoratori subordinati per percepire questi 200 euro devono avere due requisiti. Il primo è che devono aver percepito per almeno un mese, per almeno una mensilità, nel periodo che va da gennaio ad aprile, quindi nel primo quadrimestre, l'esonero dello 0,8%, l'esonero previdenziale che insomma è stato visto in busta paga nella busta di aprile, proprio perché sono usciti tutti gli aggiornamenti e i chiarimenti. Quindi coloro che hanno preso per almeno un mese questo esonero, quindi vuol dire che avevano una retribuzione imponibile ai fini previdenziali, quindi contributiva, sto parlando di imponibile INPS, inferiore, se non sbaglio, a circa 2.700 euro, che aveva una retribuzione imponibile a quell'importo, ha preso, diciamo, questo 0,8%, anche solo un mese. Inoltre, i lavoratori devono dichiarare di non appartenere ad altre categorie, quindi ad esempio i pensionati, per cui c'è l'erogazione automatica. Quindi questi due requisiti sono per i lavoratori subordinati. E qualora appunto abbiano questi due requisiti, il datore di lavoro lo erogherà automaticamente in busta paga. Prima considerazione: se un lavoratore, ad esempio, ha una retribuzione di 4.000 euro al mese, e per un mese ha preso dei permessi non retribuiti, per un mese che è compreso tra gennaio e aprile, ha preso dei permessi non retribuiti, per cui il suo imponibile previdenziale si è abbattuto quel mese lì, ovviamente per quel mese avrà preso la decontribuzione dello 0,8%, e quindi potenzialmente anche un lavoratore con una retribuzione di 4-5 mila euro mensili potrebbe avere diritto a questi 200 euro. Per i collaboratori coordinati continuativi valgono regole diverse, vale a dire che loro devono essere titolari di un contratto attivo il 18 di maggio, devono essere iscritti in via esclusiva alla gestione separata, quindi non essere titolari di trattamenti non essere titolari di trattamenti pensionistici o assistenziali, e l'importo verrà concesso a domanda. Quindi, mentre per i dipendenti viene dato il busta paga in modo automatico, i collaboratori coordinati continuativi dovranno fare domanda all'INPS tramite patronato oppure online. Stessa cosa per i lavoratori stagionali, intermittenti dello spettacolo: devono fare domanda online sul sito dell'INPS, devono avere un imponibile IRPEF 2021 non superiore ai 35.000 euro e devono aver svolto un'attività lavorativa per almeno 50 giornate nel 2021. Ora vedete voi già che per i lavoratori subordinati guardiamo l'imponibile previdenziale dei primi 4 mesi. In realtà viene erogato, questi 200 euro sono erogati anche solo per un mese, appunto si è sotto i 2.700 euro. Per i collaboratori coordinati continuativi, i lavoratori stagionali, guardiamo l'imponibile IRPEF, che è un'altra roba, dell'anno precedente. Quindi distorsioni, a mio avviso, se ne possono creare. Guardando velocemente anche altre categorie che potenzialmente potrebbero interessare, insomma, al pubblico di questo webinar, sono i percettori di NASPI e di DISCOL,
che lo prendono automaticamente dall'INPS. Non li ho messi qua perché insomma noi non li trattiamo, però anche i pensionati lo prendranno automaticamente dall'INPS. I lavoratori autonomi occasionali lo percepiscono se e solo se hanno almeno un contributo nel 2021, quindi contributo alla gestione separata per capirci, e se erano già iscritti alla gestione separata e dovranno fare domanda anche loro. Idem per i lavoratori domestici. I lavoratori domestici dovranno avere un contratto attivo al 18.5 e dovranno fare domanda. Quindi, ritornando all'esempio di prima, se io lavoratore subordinato ho 5.000 euro al mese, ho preso permessi non retribuiti o congedo parentale pagato al 30%, per cui anche solo per quel mese, insomma, ho preso lo 0,8%, posso avere i 200 euro adesso e non può averne diritto, ad esempio, un lavoratore domestico, ad esempio una badante, che ha iniziato a lavorare a giugno, che insomma sappiamo che il loro stipendio comunque è decisamente più basso. Quindi queste sono le distorsioni che io sinceramente vedo. Come dicevamo, i datori di lavoro dovranno riconoscere in via automatica il bonus entro il mese di luglio e porteranno in compensazione questo importo praticamente con i contributi dovuti all'INPS, quindi dovranno poi dettagliare tutto sull'UniEmes, quindi la dichiarazione mensile. Due considerazioni: ovviamente prima di procedere dobbiamo aspettare i chiarimenti dell'INPS, non possiamo fare diversamente. E seconda cosa, il decreto aiuti, anche diciamo molti esperti del campo si augurano che in sede di conversione in legge sostanzialmente vengano corrette un pochino queste distorsioni. Quindi le regole, io vi ho detto quelle che conosco ad oggi, però potrebbero ovviamente cambiare. Quindi sia per questo che per insomma anche l'argomento precedente del bonus carburante. Mentre parliamo della comunicazione obbligatoria per il lavoro autonomo occasionale, quindi parliamo delle ritenute d'acconto al 20%. A partire dal 1º maggio noi avevamo inviato appunto una comunicazione, una newsletter, è obbligatoria la nuova procedura di comunicazione online per il lavoro autonomo occasionale, quindi le ritenute d'acconto del 20%. Sono escluse le prestazioni di natura puramente intellettuale. E quindi natura puramente intellettuale, parliamo di correttori di bozze, ad esempio, oppure docenti, redattori di articoli, questi sono esclusi. La nuova procedura dal 1º di maggio ha sostituito completamente la vecchia, che era praticamente consistava nell'invio di una PECA all'Ispettorato del Lavoro, quindi è stata completamente sostituita, adesso bisogna fare questa comunicazione online. E se non viene fatta questa comunicazione online, c'è una sanzione che può arrivare fino a 2.500 euro. Viene fatta dal sito di Click Lavoro e sono obbligati a fare questa comunicazione tutti gli imprenditori e le società, quindi tutti quelli che si trovano in queste due categorie. Quindi è stato chiarito che non sono obbligati a fare questa comunicazione anche se hanno dei lavoratori che fanno prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Non sono obbligati appunto i datori di lavoro che non rientrano nello status di imprenditore o società, quindi associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, enti del terzo settore, quindi ONLUS, associazioni, piuttosto che datori di lavoro domestico. Attenzione che per le ONLUS, associazioni, eccetera, è stato chiarito che solo se non svolgono attività commerciale, quindi se io ad esempio ho l'associazione che fa attività culturale, poi ho il chioschetto col baretto dove faccio attività commerciale perché faccio ad esempio ristorazione, in quel caso per quella parte lì sono obbligata a farla questa comunicazione obbligatoria se insomma per quella parte utilizzo lavoratori autonomi occasionali. In ultimo, ho dettagliato il processo, quindi le informazioni necessarie per fare questa comunicazione, quindi nel primo step vengono indicati i dati del committente o insomma vengono già caricati in parte in automatico, dovete verificarli, poi i dati del lavoratore autonomo, quindi bisogna caricare anche gli estremi del documento di identità, domicilio, codice fiscale. I dati relativi al rapporto di lavoro, quindi quanto dura la prestazione, la descrizione dell'attività,
Il compenso stimato, che anche se non è preciso, non importa, deve essere una stima, la sede di lavoro che deve essere caricata se non c'è. E in ultimo poi vengono, ci sono i dati di invio, si invia e si ha il protocollo. E attenzione perché è uscito da pochi giorni, è stato convertito in legge giusto ieri, una nuova comunicazione per il lavoro intermediato da piattaforma digitale. Quindi, nel caso di lavoratore intermediato da piattaforma digitale, quindi stiamo parlando di tutte quelle prestazioni che sono eseguite con degli applicativi che condizionano le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto, quindi anche se sono per dirci dei lavoratori autonomi occasionali con sostanzialmente pagati con la ritenuta d'acconto del 20%. Se ci troviamo in questi casi in cui ci sono dei dispositivi che comunque condizionano la modalità di esecuzione del lavoro, quindi parliamo dei riders, parliamo dei taxisti, parliamo ad esempio servizi idraulici, ma anche ad esempio i lavoratori che lavoratori digitali, no? Che lavorano il cui lavoro è comunque organizzato da piattaforme digitali. In quel caso siamo obbligati a fare questa nuova comunicazione da unipiattaforme, sempre attraverso il sito di Click Lavoro. Allora, anche qua ci permettiamo di dire che potevano creare un'unica comunicazione per tutti, invece comunque ci hanno comunque complicato molto la vita perché ci sono tante piattaforme, insomma. In ogni caso, in questi casi specifici, quindi adesso parliamo, non lo so, di qualcuno che fa una progettazione grafica, se la fa attraverso una piattaforma digitale, in questo caso io dovrei fare questa comunicazione anche se natura è una prestazione puramente intellettuale. Quindi questa è la discriminante, cioè io devo farmi la domanda. Quando faccio una prestazione occasionale, se c'è una piattaforma digitale nel mezzo che condiziona le modalità di esecuzione, sono comunque obbligata a fare questa comunicazione. In ultimo, quali sono state le proroghe legate allo smart working? Allora, i lavoratori fragili, che ricordiamo, sono quelli che presentano patologie o condizioni individuate dal decreto interministeriale del 4 febbraio 2022. In questo caso loro hanno diritto, sostanzialmente è stato prorogato il loro regime di tutela fino al 30 giugno 2022. In cosa consiste il loro regime di tutela? Consiste, nel fatto che loro hanno il diritto di lavorare da smart working e se la prestazione non è espletabile da remoto, quindi esempio un magazziniere, che non può fare smart working per la prestazione che è, può assentarsi e l'assenza è equiparata al ricovero ospedaliero. Mentre per i lavoratori del settore privato, la modalità semplificata dello smart working è stata prorogata fino al 31 agosto 2022, quindi cosa vuol dire? Che sostanzialmente fino al 31 agosto 2022 non è necessario ancora l'accordo scritto tra le parti, ma basta effettuare una comunicazione semplificata su Click Lavoro facendo un upload di un file Excel con la lista di tutti i lavoratori. E consegnare al lavoratore sostanzialmente la documentazione messa a disposizione dall'INAIL, senza però avere un accordo scritto tra le parti. Quindi fino al 31 di agosto si potrà procedere così. In ultimo, i genitori, lavoratori dipendenti privati che abbiano figli in condizioni di disabilità grave o che abbiano un figlio con bisogni educativi speciali, avranno diritto allo smart working fino al 30 giugno. Se si verificano due condizioni, vale a dire la prima è che nel nucleo familiare l'altro genitore no, deve essere in una condizione lavorativa. Cosa vuol dire? Che ad esempio se l'altro genitore è disoccupato o è in cassa integrazione a 0 ore o percettore di NASPI, questo diritto non spetterà, perché la ratio è proprio di dire se non c'è nessun altro nel nucleo familiare che possa seguire il bambino, allora dai il diritto allo smart working. L'altra condizione è che la prestazione non debba richiedere sostanzialmente la presenza fisica. Quindi, tornando all'esempio di prima,
il magazziniere non potrebbe godere di questo diritto, dovrebbe eventualmente prendersi dei permessi per capirci. Per quanto riguarda invece c'è un'ultima novità legata alle dimissioni di madri lavoratrici e padri lavoratori con figli minori di 3 anni. Voi sapete, insomma, vi ricorderete che per i genitori con figli minori di 3 anni è obbligatoria la procedura di convalida delle dimissioni all'ispettorato del lavoro. Quindi, se io ho un dipendente che ha un figlio minore di 3 anni, che sia, insomma, il dipendente che sia la mamma, il papà, non importa. Se ha un figlio minore di 3 anni, non bastano le dimissioni online comunicate, quelle classiche, insomma, da click lavoro, ma servirà anche la convalida presso l'ispettorato del lavoro, proprio per la tutela, insomma, la genitorialità della famiglia. E quindi in quali casi sostanzialmente si applica questa tutela? Si applica nel caso in cui la madre sia in gravidanza per tutto il periodo della gravidanza, per i primi 3 anni di vita del bambino, sia per il padre che per la madre, per entrambi i genitori, e per entrambi i genitori anche nel caso di affidamento o adozione per i primi 3 anni di inserimento del minore nel nucleo familiare. Se io mi trovo in queste condizioni come datore di lavoro che ricevo le dimissioni da un lavoratore che si trova in queste condizioni, devo dire a questo lavoratore, a questa lavoratrice che non bastano le comunicazioni, le dimissioni online, ma deve recarsi presso l'ispettorato del lavoro a convalidarle. Ora, durante la pandemia, l'ispettorato del lavoro ha attivato una procedura online per la convalida delle dimissioni, quindi il lavoratore potrà andare sia fisicamente che convalidarla online. Questa convalida online, è stato comunicato che rimarrà attiva anche nel post pandemia, quindi un pochino semplificherà sostanzialmente la vita. Mi sembra di, insomma, aver detto tutto, spero di essere stata chiara, lascerei un pochino di tempo per le domande insomma, se ne avete. Ne vedo allora alcune. Qualcuno mi chiede se le slide verranno condivise. Sì, assolutamente sì, le manderemo. Stiamo anche registrando il webinar e insomma metteremo a disposizione sul sito anche il video, così come sono stati messi sul sito anche i webinar precedenti. Ecco. Allora, per quanto riguarda invece c'è una domanda che dice: mi sono perso l'informazione, la comunicazione per prestazione occasionale va effettuata prima dell'inizio dei lavori? Se sì, c'è una specifica su quanti giorni prima, allora sì, va effettuata il giorno precedente sostanzialmente, quindi il giorno prima. Questo vale sia per il lavoro autonomo occasionale, diciamo classico, che tutte le prestazioni effettuate insomma, attraverso le piattaforme digitali. Io resto a disposizione ancora un pochino per chi avesse altre domande. Mi sembra che non ce ne siano. E niente, quindi se non ci sono altre domande, vi rimandiamo al webinar del mese prossimo, dove vi anticipo già che parleremo delle nuove regole dei tirocini, che appunto saranno cambiate, insomma, probabilmente a partire dal mese prossimo. Quindi vi aggiorneremo relativamente questo e relativamente parleremo anche del rapporto delle pari opportunità per tutte le aziende che hanno più di 50 dipendenti. Allora, un'altra domanda rispetto al bonus da 200 euro predisporrete un modello della dichiarazione, noi sì, lo predisporremo e lo manderemo ai nostri clienti, chiaramente. Mi sembra di aver detto tutto e quindi vi auguro una buona giornata e un buon lavoro.